nuovo progetto è Facciamo Girare l'Olio, in cui praticamente cerchiamo dei panifici piuttosto che dei ristoranti che aderiscono al nostro progetto, e loro, se aderiscono al progetto, prenderanno un bidoncino d'olio che verrà ritirato da un'azienda che si chiama Ecorec, che ha sede anche a Genova, e loro potranno ricevere 35 centesimi per ogni chilo di olio esausto che doneranno, e l'associazione Non Solo Parole riceverà 6 centesimi per ogni chilo di olio esausto che destineremo a persone vittime di violenza domestica. Siamo soci dell'associazione Non Solo Parole ODV di Genova, che è un'associazione appunto che opera nel quartiere di Marassi, che voi vedete qua sotto, e ci occupiamo, diciamo, di dare una mano alle persone disagiate del quartiere, ad esempio dando vestiti piuttosto che cibo, piuttosto di quello che abbiamo bisogno. Quali sono le esigenze, le segnalazioni che vi arrivano da questo quartiere? Molta povertà. Povertà, bisogni proprio primari e poi bisogni assistenziali. Noi diamo, quando abbiamo anche dei presidi agli anziani, li chiediamo magari agli istituti di suore che sono nella zona, che ce li regalano. Diamo anche qualche volta un'assistenza domiciliare agli anziani per fare la spesa, per portare i pacchi. Se hanno bisogno di essere accompagnati negli uffici pubblici, oramai tutto è informatizzato, per cui l'anziano non ha più necessità, quindi proviamo anche a supportarli sotto questo aspetto. Indicativamente quante sono le persone che riuscite ad aiutare? Ma una sessantina di famiglie almeno l'anno, che sono purtroppo aumentate con la pandemia di Covid, perché ovviamente gente che ha perso il lavoro, gente che ha perso la propria attività.